abbassare davvero le disuguaglianze, la prima cosa da fare ovviamente è aumentare la progressività delle imposte. Poi però bisogna sapere usare questi fondi per assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone più vulnerabili. Usando cosa? Quello che abbiamo, le imprese pubbliche italiane, cambiando il sistema della terza missione dell'università e intervenendo e usando il sistema degli appalti pubblici. E poi dobbiamo far sì che i provvedimenti che prendiamo per contrastare il cambiamento climatico beneficino in primo luogo le persone più deboli, ad esempio cambiando il sistema dell'ecobonus che non avvantaggia i più deboli. E poi per fare tutto questo bisogna fare la cosa delle cose. Dobbiamo ridare forza all'amministrazione pubblica, usare la straordinaria entrata di 500.000 giovani dell'amministrazione pubblica per cambiare il modo di lavorare della pubblica amministrazione.